La Regione Toscana ha licenziato il nuovo documento operativo per la difesa del suolo che raccoglie al suo interno tutti gli interventi che saranno messi in atto non solo dalla Regione ma anche dagli enti locali e dai consorzi di bonifico, un piano che prevede opere e progetti per quasi 11 milioni di euro nel 2017. Noi già dallo scorso anno abbiamo deciso di fare non un documento annuale, quindi con una scadenza, ma un documento operativo nel quale raccogliere, censire, fotografare tutte le esigenze del nostro territorio, soprattutto mapparle secondo due criteri fondamentali, il primo quello dell'urgenza e dell'efficacia dell'intervento proposto, l'altro quello della cantierabilità, perché chiaramente andiamo a finanziare progetti che partiranno nell'immediato. Molti gli interventi che andranno a contrastare dunque il rischio idraulico e idrogeologico nel 2017, compresi quelli che già rientrano nel piano del governo di Telesicura, con l'obiettivo, ha spiegato Fratone, di continuare a mettere in sicurezza la Toscana con opere e manutenzione costante per 10-15 anni. È una fotografia molto ampia perché ricomprende, oltre alle risorse messe direttamente dal bilancio regionale, anche quelle che gestiamo nell'ambito del piano insieme a Italia Sicura, al piano stralcio sulle aree metropolitane che afferisce a un piano nazionale di 106 milioni, nel quale 42 milioni sono della Regione Toscana. Per intenderci, è il piano nel quale vengono finanziate le quattro casse di Figline, fra l'altro stanno procedendo le gare, e sono già la prima cassa è già quasi in fase di collaudo, ma sono state avviate le gare anche sulle successive. Vi sono gli interventi anche in questo caso sul Carrione, sul Frigido, quindi su tratti molto sensibili e delicati, fragili della nostra Toscana, e poi ci sono tanti interventi più piccoli ma non per questo meno importanti, finanziati con risorse regionali, che sono stati promossi direttamente dai comuni, dalle province, dall'Unione dei Comuni.